Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo. Oggi vi parlerò dei costi della politica nella città di Siracusa, facendo mio un appello che ieri mi è stato fatto notare, mi è stato girato da concittadini di una testata giornalistica siracusana. Probabilmente una delle uniche, una delle poche che non prende contributi pubblici da parte della città di Siracusa. Andiamo con ordine. Abbiamo noi in questa città una amministrazione che si è insediata lo scorso anno. Tra i primi atti di questa amministrazione comunale, c'è stato quello di recepire una normativa nazionale, quindi tutto in regola, tutto legittimo, che dà loro la possibilità di aumentare gli stipendi in maniera molto importante. Nel frattempo, oltre ad aumentarsi gli stipendi dell'amministrazione comunale, gli aumenti riguardano anche il consiglio comunale e tutte le varie cariche. Leggevo rapidamente l'articolo, sono in circa una cinquantina di persone che, aumentando i loro stipendi, fanno, facendo una somma matematica, circa 12 milioni di euro in 5 anni. Probabilmente per una cittadina come Siracusa uno sproposito, anche perché se poi vogliamo, ora poi ve lo farò vedere alla fine, tirare le somme, il cittadino non ha contezza di perché si spendono per la politica tutti questi soldi qui, considerando tra l'altro, non me ne vogliono male, ma alcune delle persone che fanno parte di questi 50, io credo che non abbiano mai lavorato in vita loro, e quindi avere stipendi, perché parliamo di comunque di cifre molto importanti, sicuramente stipendi superiori alla media nazionale, è un po' poco etico, ecco, non voglio utilizzare altre definizioni. E per non essere offensivo, ovviamente, perché poi magari per carità faranno un lavoro incredibile, eccezionale, bellissimo, nella città non si vede. Però, quale le soluzioni? Per non essere populisti, io lancio una proposta, la lancio come Alternativa Libera Siracusa, un'associazione politica di cui mi onoro di essere il presidente, che ha l'ambizione alla prossima tornata elettorale di proporre un programma elettorale ai nostri concittadini siracusani per portare tutte quelle persone che non vanno più a votare noi, scegliere tra noi o loro. Qual è la proposta? A tutti questi 50 soggetti che tra i primi atti appunto hanno avuto quella brillante idea di aumentarsi gli stipendi e i gettoni e tutto quello che è, proponiamo di versare il 30% di quanto incassano, ovviamente togliendo le tasse, in un apposito conto etico a cui possono attingere gli enti del terzo settore costituiti, riconosciuti in regola, che negli ultimi 3 anni non hanno ricevuto da parte dell'amministrazione comunale di Siracusa contributi di nessuna natura economica. Così noi nel frattempo capiamo anche quali sono gli enti del terzo settore che hanno beneficiato dei soldi pubblici, che contrariamente a quanto previsto dalla legge, e qua mi metto una spilletta io, perché in pochi sanno che ho contribuito io qualche anno fa nel cercare di mettere in regola, ma cioè, io non ho bisogno di mettermi spilletta, al contrario di molte altre persone. Dal 2022 dovete sapere, voi concittadini, ma anche gli stessi enti del terzo settore che esistono, c'è una norma che impone a tutti gli enti del terzo settore di pubblicare sul proprio sito internet le somme percepite dal Comune di Siracusa. Scusate, non dal Comune, da tutti gli enti pubblici, non ho sbagliato. In realtà si parla di
soldi oltre le 10.000 euro. Però norma vorrebbe che un ente del terzo settore, che ha nessun tipo di problema, come sarà un giorno il Comitato di Artisti Siracusani, di cui mi onoro di essere presidente pure, vedete, il Comitato di Artisti Siracusani ad oggi non ha mai percepito soldi pubblici da parte della città di Siracusa. Quando un giorno la città di Siracusa donerà un solo euro a noi, noi lo scriveremo sulla nostra pagina social, sul nostro sito internet, su tutti i nostri social, perché per noi sarà un onore. Quando la macchina pubblica riconosce dei contributi a un ente del terzo settore, deve essere un onore per l'ente del terzo settore, perché evidentemente viene riconosciuto il lavoro fatto. Nella città di Siracusa noi non abbiamo mai percepito nessun contributo, ma non perché non facciamo nulla, perché ovviamente non siamo simpatici all'amministrazione attuale, anche alla precedente. Qualcuno ci dice: ah, ma voi per i progetti? Noi abbiamo presentato progetti anche quest'anno perfettamente in regola con il regolamento del patrocinio, per cui al 30 luglio 2000, scusate, al 30 aprile 2024 abbiamo presentato progetti per circa 100.000 euro, per cui la città di Siracusa, per i progetti che noi faremo entro il 31 dicembre 2024, dovrebbe riconoscersi di questi 100.000 euro un patrocinio per il 60%. Voi pensate che ci daranno a noi per i nostri progetti fino a un massimo di 60.000 euro? Io sono certo che non ci daranno mai neanche un euro. Però, siccome qualcuno ha detto no, ma non è così, vedete, vedremo. Lo vedremo nel fine anno. Io, come ho scritto ieri a un'amica, ci vediamo il 1 gennaio 2025 e vedremo se ci avranno dato il patrocinio di qualche cosa. Ritornando alla proposta, che come Alternativa Libera Siracusa, ripeto, facciamo, è a tutte quelle persone facenti parte di queste 50 unità che la testata giornalistica cita, quindi tra la giunta, tra il consiglio comunale, queste persone prendono una bella barcata di soldi, destinate il 30% a un fondo al quale un elenco di associazioni del terzo settore, sicuramente tra queste ci sarà il Comitato Attivisti Siracusani, potranno attingere per espletare le proprie attività. Noi personalmente facciamo tantissime attività, ma ci saranno anche altri enti del terzo settore. Ripeto, l'unico requisito: non aver negli ultimi 3 anni percepito soldi da parte del Comune di Siracusa. Proposta lanciata, lo faranno mai? 11.02, codice stazione di oggi, si vincerà lunedì sera alle ore 20:15 una macchina della pressione. Me ne sto andando a lavorare. Prima vi dicevo che i nostri concittadini non vedono poi cosa realmente l'amministrazione comunale fa. Qualche giorno fa un concittadino mi ha mandato una foto. Dove sono io stamattina? A proposito, io sono al parcheggio Wunplatern. Mi ha mandato una foto per segnalarmi la solita discarica che settimanalmente viene a crearsi. Tra l'altro, in questo momento è uscito qua un tizio che sarà venuto fuori da uno dei tantissimi camper roulotte messi qua in giro, ha lasciato un sacchetto ed è andato via. Oh là là. Oh. Questa è la situazione al parcheggio Von Platen con sfondo la macchina della Polizia Municipale. So che c'è un nuovo comandante della Polizia Municipale. L'ultimo, dopo che io ho fatto l'ultimo video qui, si è dimesso il giorno dopo. Spero che il comandante nuovo, anziché dimettersi domani mattina, invece trovi una soluzione. Questi sacchetti qui qualcuno li mette. Io non penso che verranno da fuori i cittadini a mettere i sacchetti qui, probabilmente saranno residenti, perché qua parcheggio Von Platen, possibilmente ormai qualcuno si sarà fatto anche la residenza. Io direi di cominciare a mettere ordine in questa città. Partiamo dalla politica. Cari consiglieri comunali,
cara giunta, donate il 30% dei vostri introiti al netto delle tasse in un fondo. Sfida lanciata. Ovviamente mi occuperò di citare nome e cognome di tutti quei consiglieri e consigliere, ma anche assessori che opteranno per questa opzione. Ovviamente, anche se sarà solo uno a farlo, solo uno a farlo, sarà già una goccia per realizzare un fondo che gli enti del terzo settore, con i requisiti che ho detto prima io, potranno utilizzare. Grazie, ciao da Salvolus, Alternativa Libera, Siracusa.